Sono Mauro Ferrando e mi occupo di processo informatico, di processo telematico sin dall'inizio. E in realtà non so quanti di voi sono a conoscenza del fatto che la sperimentazione del processo telematico è nata in 7 città pilota. Una di queste 7 città era Genova e io mi sono occupato come consigliere dell'ordine referente informatico di creare una pattuglia di una ventina di avvocati che si erano onerati di procedere alla sperimentazione del processo telematico utilizzando il cosiddetto doppio binario, e cioè procedere con il cartaceo e cominciare anche con il telematico, o meglio il processo telematico non si sbloccava sino a quando non veniva depositato anche il cartaceo. Quindi voi capite le difficoltà, perché si doveva fare un doppio lavoro e in più vi erano dei software all'epoca che erano veramente degli avanzi di magazzino, non funzionavano per niente. Ogni volta che si procedeva alla redazione a tentare un invio di un ricorso era sempre un'impresa titanica, una di quelle che una volta su 10 funzionava e il resto era soltanto gran rabbia che ci si faceva. La sperimentazione nel 2006 non ha funzionato benissimo per le altre 6 città, l'unica città che è riuscita a compiere la sperimentazione in modo completo è stata Genova, con un bel successo e forza del quale insomma, è stata poi avviata la riforma, quindi con le norme del processo telematico e l'abolizione del doppio binario, cioè l'eliminazione del cartaceo. Il primo decreto ingiuntivo telematico è nato a Genova, è partito dal mio studio nel 26 febbraio del 2006 ed è in un'ora e 40 minuti stato emesso dall'allora Presidente del Tribunale, cioè colui che anticipava il dottor Viazzi, che era il dottor Di Mundo. Di lì, di strada, ne avremmo potuta fare molta, molta di più di quella che è stata fatta, ma io ho sentito soltanto la coda dell'intervento del Presidente Viazzi. Purtroppo le riforme a costo zero sono riforme che vanno un po' come le lumache, perché il Ministero non investe un euro, si chiede all'Avvocatura di intervenire con propri mezzi, anche l'Avvocatura e i Consigli dell'Ordine vivono soltanto delle iscrizioni degli iscritti, quindi insomma hanno necessità di portare avanti la loro attività istituzionale, e quindi chiaramente queste riforme vanno avanti, ma vanno avanti soltanto per la buona volontà di coloro che sono attori di questo tipo di processo, e vanno avanti quindi con finanziamenti che sono finanziamenti propri e non pubblici. Una parte di lavoro è stato fatto in modo interessante. I decreti ingiuntivi, è vero, oggi si possono chiedere, chiunque può chiederli in via telematica e si ottengono in via telematica, ma mancano ancora dei pezzi, perché se è vero che con il ricorso di decreto ingiuntivo telematico è anche possibile pagare il contributo unificato, cioè quello che lo Stato ti chiede come tassa, in via telematica, e questo è un bel vantaggio, ancora oggi non puoi ottenere le copie autentiche in via telematica, e io mi chiedo spesso: ma perché, ma qual è il problema? Quello di creare una marca telematica? Ma esistono già anche in altri ambiti, è sufficiente che venga formata dal Ministero una marca che si stampa automaticamente sul documento con certe caratteristiche e che abbia quindi quel convenzionale valore di marca. Il problema è sempre quello di creare il borsellino elettronico, ma come andiamo a scaricare? Ci vorrebbe una carta prepagata, di si scarica. Mi sembrano tutti problemi che possono essere affrontati in modo anche molto tranquillo e con soluzioni semplici. A volte non si capisce se c'è poca volontà o poca competenza da parte di coloro che dovrebbero poi emanare le regole con valore legale. Anche un altro aspetto importante volevo sottolineare, queste sono un po' riforme a macchia di leopardo. Decreto ingiuntivo, si è bloccato alla copia autentica, nasce l'esigenza di dar corso al processo esecutivo telematico per velocizzare. Perché voi dite si parte dal decreto ingiuntivo, che è la prima fase, e si va subito all'ultimo, quella dell'esecuzione? Non c'è molta logica, andiamo per gradi e andiamo a completare quindi un iter. Ma la ragione c'è, perché i soldi per il processo esecutivo, chi li ha dati? Li ha dati l'ABI, e l'ABI quindi, che è l'Associazione delle Banche Italiane, dice: io voglio che le mie iscritte abbiano il decreto ingiuntivo
e poi subito dopo vadano a recuperare col processo esecutivo. Saltiamo pure quello che è in mezzo, che mi interessa molto meno. E allora qui abbiamo avuto 14 città pilota e quindi è cominciato il processo esecutivo, e buone fasi oggi del processo esecutivo hanno anche valore telematico, valore legale, inviate e prodotte in via telematica. Però voi capite che c'è poca organicità in questo modo di procedere, e tant'è vero che tutta la parte centrale del processo è rimasta invece non ancora intaccata dal sistema telematico. Ci è venuto incontro, posso andare avanti? Un minuto. Ci è venuto incontro. Sì, perché ci dovrebbero essere interventi anche dalla platea. Allora sì, termino. Quindi un aspetto molto interessante che sono le comunicazioni via PEC, casella di posta elettronica certificata, attraverso la quale possiamo ottenere noi avvocati in tempo reale le comunicazioni di cancelleria, sciolta una riserva, emanata una sentenza e, per buona volontà di alcuni dei cancellieri che utilizzano lo scanner, anche il provvedimento nella sua interezza, ad esempio scritto in via telematica, e il giudice lo invia la sentenza, non sarà una copia autentica ma ce la invia già in modo completo. Alcune sezioni, come le sezioni di lavoro, riescono anche a fare la scansione di tutti gli atti che gli avvocati si scambiano, ed ecco che quella zona grigia che dicevo, che è in mezzo tra il procedimento sommario del decreto aggiuntivo e l'esecuzione, sta incominciando a delinearsi e a completarsi attraverso uno strumento che non è proprio quello del processo ma che è quello delle comunicazioni via PEC. Quindi ci stiamo muovendo in un ambito di una riforma a zero costo, con le difficoltà ovvie che ha evidenziato anche il dottor Viazzi, ma per la buona volontà di tutti, insomma, si sta completando questo iter.